Cari amici, eccoci qui. Video in fase di registrazione. Vediamo un po' se lo rendo pubblico più tardi, magari tardo pomeriggio in serata, massimo domani mattina. Vediamo. Classico video pre-pay-per-view con i pronostici, in questo caso del pay-per-view di questo mese, giugno 2020, Backlash. Ennesimo pay per view con questo nome, pay per view che comunque nel corso della sua storia ha regalato molte sorprese e tanti match belli. La card di quest'anno al momento, quindi escluse eventuali aggiunte che potranno esserci chissà magari in queste ore o domani mattina o durante il pay per view stesso, abbiamo ben 7 incontri. Dalla fonte a cui mi sto affidando nella lista, il primo è Edge contro Randy Orton, denominato come il più grande match di wrestling della storia moderna. Diciamo che la storia che c'è dietro a queste due superstar, storia di questa rivalità, ma proprio dei loro personaggi, è una storia molto forte. Diciamo che qui credo un po' tutti speriamo magari che vengano accorciati un po' i tempi a livello della durata del match che faranno, perché ricordiamo che nella sfida di WrestleMania, nel Last Man Standing, il match durò molto, quindi magari vista l'età soprattutto di Edge, ridurre un po' il minutaggio potrebbe portare un vantaggio a lui. Certo, Randy Orton è un pochino più giovane, comunque, diciamo che per quanto riguarda il mio pronostico, io non vedo un primo favorito, però secondo me questa sfida può essere decisa su un dettaglio, una distrazione, quindi. Ma io diciamo che proporrei, seppur con un minimo vantaggio, la vittoria di Edge. E quindi non mi ricordo se a WrestleMania vinse Randy Orton, ora non ce l'ho a mente. Comunque mi vedo un piccolo vantaggio di Edge. Seconda sfida, Drew McIntyre, massimo campione WWE contro Bobby Lashley. Questo invece è un incrocio tra due atleti dove sicuramente Bobby Lashley, dopo alcuni mesi che era nei ranghi medio-bassi della federazione, ne è venuto fuori, quindi c'è una buona opportunità. Però io sono sempre dell'opinione che Drew McIntyre ha bisogno ancora cioè non ancora di tempo, voglio dire che Drew McIntyre vederlo ancora campione secondo me fa bene all'azienda. E penso fa bene ai fan, magari a chi dei lottatori giovani che assiste al Performance Center. Peccato davvero, come ha dichiarato anche in un'intervista lo stesso McIntyre, di avere un regno praticamente dove proprio i supporter, come era prima nelle arene, non ci sono, quindi. Comunque, per me Drew McIntyre si confermerà ancora una volta campione in quella che sarà, credo, dovrebbe essere già la terza difesa titolata, la seconda o la terza difesa titolata di Drew McIntyre. Terza sfida qui presente, Braun Strowman contro The Miz e John Morrison in un match con un svantaggio numerico per quanto riguarda Braun Strowman, anche dalla sua parte ha questa stazza, questo fisico mastodontico, sicuramente li metteranno i bastoni tra le ruote i magnifici The Miz e Morrison.
Ma io penso che Braun Strowman, anche lui come Drew McIntyre, continuerà il suo regno di campione. Asuka contro Nia Jax è una sfida dove Nia Jax diciamo che potrebbe essere un pochino facilitata sotto alcuni aspetti, ma dall'altro lato della medaglia c'è da dire che Asuka, oltre come penso chi vede assiduamente gli show settimanali sta vedendo che insomma Asuka c'ha la stoffa buona, quindi poi ricordiamo, è vero che Asuka diciamo la cintura femminile di Raw ce l'ha, perché sappiamo tutti Becky Lynch è stata costretta al momentaneo ritiro dall'ottato a causa della sua maternità, perché lei e Seth Rollins diventeranno madre e padre. Però io vado sempre su questa cresta dell'onda, sulla difesa titolata anche di Asuka. Poi Jeff Hardy contro Sheamus, un match questo sì davvero molto interessante, che io se fossi un dirigente della federazione dei McMahon proporrei come, chissà, magari match di apertura del pay-per-view o secondo match della serata, perché con gli avvenimenti di SmackDown, che poi dopo questa registrazione andrò a raccontare col video dedicato a SmackDown, la rivalità si è accesa ancora molto di più, quindi anche qui è davvero difficile un po' pronosticare chi può essere davvero il favorito sull'altro, però va, io dico, come anche ho fatto per reggere Randy Orton, proprio il leggerissimo vantaggio Sheamus, ma credo l'importante sia per questa sfida che per le altre sia il motivo principale di dare tanto divertimento e tanto spettacolo a chi guarderà il pay-per-view. Poi match a 3, Triple Threat Tag Team WWE Women's Title Match. Le neo campionesse Bayley e Sasha Banks contro le ex campionesse Alexa Bliss e Nikki Cross e le iconiche Billie Kay e Peyton Royce. Ma io penso che, cioè, ora diciamo la dico tutta. Secondo me in questo pay-per-view non vedo possibilità di alcuni cambi di titolo, non li vedo. Poi bisognerà vedere ad Extreme Rules, però anche qui lo stesso, le new campionesse per me manterranno le cinture. E l'ultimo match in lista, Apollo Crews contro Andrade con l'assistenza della manager Zelina Vega per il titolo US, titolo americano. Beh, qui sicuramente potremmo avere una gran bella contesa, magari se non una vittoria, cioè dico una vittoria pulita, nel senso che Apollo vince, mantiene il titolo, che però ricordiamo potrebbe essere la prestazione di Andrade un po' intralciata da Angel Garza, visto che gli ex compagni di team ormai sono ai ferri corti, quindi, e credo lo pensano in tanti, che Angel Garza potrebbe ad un certo punto distrarre Andrade, intervenire, no, distrarre,
per favorire Apollo Crews e portarlo alla vittoria. Quindi, ribadiamo, Backlash 2020, che si terrà come da WrestleMania Performance Center, non a porte chiuse, ma adibito col plexiglass per i giovani talenti del centro di allenamento della WWE, come fatto anche per TakeOver in Your House domenica scorsa. Spero di divertirmi, credo molto probabilmente che verrà aggiunto un ottavo match magari per il pre-show. Credo che lo show principale, come di consueto, dovrebbe iniziare alla 1 di notte tra domenica 14 e lunedì 15 giugno. Poi, ovviamente, lunedì o massimo martedì arriverà il video dove andrò a commentare quando avrò visto. Presumendo che comunque, come è stato per TakeOver in Your House, anche se lì parliamo di NXT, come è stato per esempio per Money in the Bank, questo credo che sarà un pay per view vecchio stile, quindi che durerà forse un 2 ore e mezzo, 2 ore e 40, e niente, questo è quanto. Ribadisco questo video che praticamente sarà ora quando lo pubblico, messo tra la sezione privato. Vediamo magari più tardi, tardo pomeriggio, serata, massimo domani mattina lo pubblico, dipende un po' dai miei impegni. Grazie a tutti, buon pay per view e alla prossima. Ciao!